Il 2013 della Torrese Calcio si chiude con l'impegno casalingo che la truppa di Mister Natale disputa sul terreno adottivo di Scafa. L'avversario di turno è il neopromosso Fossa Cesia che dopo una partenza scoppiettante è andato assestandosi verso una posizione di media classifica che dovrebbe condurre ad una tranquilla salvezza. Obiettivi decisamente più ambiziosi per i Granata del presidente Angelucci, obbligati alla vittoria per rimanere sulla scia di Val di Sangro e Borrello. Il compito dei padroni di casa si dimostra più facile del previsto, visto perché le cose volgono subito al meglio. D'Alonso, che al settimo fa le prove generali con un siluro dal limite disinnescato sul fondo da Sorrentino, aggiusta la mira e fa centro due minuti dopo sugli sviluppi di un calcio piazzato dal limite che stavolta lascia di stucco l'estremo ospite, costretto alla prima capitolazione domenicale. Per lui non sarà infatti l'unico dispiacere, che anzi si manifesta in rapida successione, visto che al dodicesimo arriva il raddoppio Granata propiziato da un tiro dalla bandierina sul quale interviene in area Landucci, che va a gonfiare la rete avversaria per un raddoppio che sa tanto di chiusura anticipata dei giochi. Il Fossa Cesia in effetti stenta a carburare e riesce a proporsi soltanto dopo la mezz'ora con un tentativo in verità poco convincente che non crea particolari noie al semi-inoperoso Zampacorta, che fino al riposo non correrà più altri rischi. Lo stesso non può dirsi per il suo omologo Sorrentino, che in un paio di occasioni avrà il suo bel da fare, dapprima per arginare distinto la girata ravvicinata del neoentrato Di Fazio e prima del riposo per compiere un vero e proprio miracolo opponendosi con il piede sinistro ad un micidiale intervento aereo del capocannoniere Sabatini. Se la Torrese non riesce a rimpinguare il punteggio, il Fossa Cesia riesce a riaprire uno spiraglio in avvio di ripresa, quando impegna Zampacorta nell'unico vero intervento di rilievo della contesa, con l'estremo Granata che disinnesca le insidiose conclusioni a rete di Del Pesco e Paolucci. E poco dopo lo stesso Del Pesco, che proprio domenica scorsa ha toccato quota 200 in fatto di realizzazioni, che aumenta il suo score fulminando Zampacorta con un micidiale piazzato dal limite d'area. Potrebbe essere l'inizio della riscossa biancorossa, ma in realtà la truppa di Brettone non riesce a proporre altro, contrariamente ai padroni di casa in evidente stato di grazia, che non vogliono correre rischi e aumentano sensibilmente il proprio baricentro. D'Alonso sembra avere un conto aperto con l'estremo biancorosso, che stavolta ha la meglio azzerando un nuovo siluro del 7 biancazzurro. Purtroppo per lui il tris torrese è in agguato e si manifesta al 17esimo grazie a Di Fazio, che interviene dopo lo spiovente di Scariti e la sponda aerea di Sabatini. Per il signor Farasca il pallone supera la fatidica linea bianca convalidando la segnatura. Non sono dello stesso parere gli uomini di Brettone, che protestano invano visto che il tris viene ufficializzato. La gara ormai segnata si fa ancor più pesante per i fossacesiani, che subiscono la quaterna torrese al 31esimo per opera di Bassano, che sbuca alle spalle di Del Peschio e scarica in porta dalla media distanza con Sorrentino, che non può far altro che raccogliere per la quarta volta il pallone alle sue spalle. Nel finale i Granata insistono in avanti, anche se non riescono ad aumentare il vantaggio. Al 40esimo Nardone sguscia sulla fascia e dopo aver superato Luciani cerca l'angolo opposto con Sorrentino, che viene graziato visto che la sfera si spegne sul fondo. Prima del rompete le righe l'ultimo a fondo è di Vespasiano, ma anche per lui la mira non è delle migliori. Con noi c'è Antonio Angelucci, il direttore sportivo della Torrese Calcio. La partita è appena terminata con il risultato di 4-1. Sì, una buonissima prestazione da parte della squadra, a tratti veramente grande calcio, di buonissima qualità. Un risultato che ci sta tutto, al di là forse del terzo gol che ha creato un po' di lamentele da parte del Fossa Cesia, però penso che è una partita dove non c'è stata storia. La nostra squadra ha dimostrato veramente di meritarsi la vittoria. I tre punti sono importanti ai fini della classifica, non so cosa hanno fatto le altre, però sicuramente è un buon auspicio per l'inizio del 2014, dove saremo lì a lottare con le prime fino all'ultimo. Si augura qualcosa o vuole augurare qualcosa al Torrese Calcio, anche pensando al Natale? Ma auguro a tutti i tesserati, a tutte le famiglie, tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo. E alla famiglia Torrese Calcio gli auguro di continuare così come ha fatto quest'anno, sia con la prima squadra che con tutto il settore giovanile. Cercheremo fino alla fine di portare a casa la vittoria del campionato, ci abbiamo tutti i mezzi, anche i nuovi innesti, vedi Landucci che ha già fatto il suo primo gol, Nardone, fanno un bel sperare, cercheremo di recuperare in questa sosta natalizia qualche infortunato,
ci riteniamo veramente soddisfatti. Qualche punticino perso, però dai, la differenza in questi campionati si fa nel ritorno, soprattutto nei periodi di fine febbraio e marzo, e noi saremo lì a lottare con tutte quante le altre, rispetto massimo per le avversarie, però sappiamo benissimo qual è il nostro valore. Con noi c'è l'allenatore del Fossa Cesia, Brettone Eugenio. Buonasera a tutti, siamo qui a commentare una sconfitta con la Torrese, una gran bella squadra, una squadra che merita tutti i punti in classifica che ha. E niente, sono un pochino amareggiato perché è un periodo di tempo che ci sono alcune decisioni arbitrali che ci sfavoreggiano. Vorremmo solo un po' di equità e soprattutto essere un pochino rispettati, in quanto una squadra che deve salvarsi non può come oggi subire un torto del genere sul gol del 3-1, però inviterei a vedere la condotta della gara tutta, dove ci sono state alcune decisioni della terna arbitrale che non sono state, ecco, piuttosto eque, ci hanno più di una volta sfavoreggiato. Non l'abbiamo mai fatto, chiederemo solo un po' più di rispetto da parte degli arbitri e niente, perché poi quando veniamo qui a Torre dei Paschi affrontiamo una gran bella squadra come la Torrese, che a mio avviso è e resta una delle più forti del campionato, vedere pure l'arbitro che in alcune decisioni ci svantaggia e finisce il divario, si amplifica. Per il resto nulla da dire, la Torrese ha meritato ampiamente la vittoria, ha dimostrato sul campo quello che pensavo, di essere una gran bella squadra, e conferma quella che è stata la mia analisi tempo fa, come la vedo una delle candidate alla vittoria finale del campionato.